Marco Liorni, Castrocaro e la separazione da Cristina Parodi. Castrocaro 2017, la sfida di Marco Liorni senza la Parodi dopo il festival. Cosa sarebbe la Rai senza due tra le manifestazioni canore più importanti d'Italia? Il Festival di Sanremo e il Festival di Castrocaro, longevi e apprezzati dal pubblico di ogni età, ormai sono appuntamenti immancabili. Mentre il primo non può ancora fregiarsi del nome ufficiale di un conduttore in grado di traghettare l'edizione 2018 verso il successo, il secondo ne ha ben tre, Marco Liorni, ormai orfano di Cristina Parodi, Rossella Brescia e Sergio Friscia. Tutti e tre condurranno questa sera la 60ª edizione del Festival di Castrocaro in onda su Rai 1 dai giardini dello storico padiglione delle feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La serata sarà all'insegna della buona musica italiana dove, tra nomi di spicco del panorama musicale, ben 12 talenti si sfideranno con la speranza nel cuore di poter intraprendere la stessa strada di cantanti del calibro di Zucchero, Eros Ramazzotti e Caterina Caselli. Ovviamente saranno giudicati da una giuria composta da Claudio Cecchetto, già giudice di tutte le edizioni di Io Canto condotto da Geri Scotti, il maestro e compositore Fio Zanotti, Silvia Mezzanotte dei Mattia Bazzar e Gio Di Tonno, da settembre dovrebbe iniziare la sua nuova avventura quotidiana ai fatti vostri. Ospite della serata sarà Ivana Spagna. Marco Liorni, dal Festival di Castrocaro alla nuova sfida del pomeriggio di Rai 1. Questa sera su Rai 1 andrà in onda Castrocaro 2017, una serata ricca di musica e di divertimento. Conducono la serata Marco Liorni, Sergio Friscia e Rossella Brescia. Mentre il secondo si prepara a tornare a mezzogiorno in famiglia dove troverà ad attenderlo Massimiliano Ossini e Adriana Volpe, e la terza torna in TV dopo anni di assenza, il primo ritorna sul piccolo schermo dopo la stagione che l'ha visto protagonista nel pomeriggio di Rai 1 insieme a Cristina Parodi. Dopo le sconfitte che la vita in diretta ha dovuto subire per mano di Pomeriggio 5 dell'agguerrita Barbara D'Urso da quest'anno in poi Marco Liorni è stato chiamato a una sfida impegnativa che dovrà condividere con Francesca Fialdini, promossa dopo la sua conduzione di Uno Mattina al fianco di Franco Di Mare. Nei giorni scorsi il conduttore si è lasciato andare dichiarando che il suo rapporto con la nuova collega non è ancora definito, ovviamente, svelando inoltre le novità dell'edizione 2017-18 de La Vita in Diretta, dalla scenografia alla grafica passando agli inviati fino ai contenuti che si proporranno al pubblico. Prima di questa sfida impegnativa, però, Marco Liorni potrà gustarsi la magia unica del Festival di Castrocaro.